conosci, che non ce la faceva puntare quando si è venuto a te, da te da pizza. Ma mi stai sbagliando? Ma come sto sbagliando? Ha pensato voce, torno, torno, ti ha pianeta troppo, pianeta sotto, tutto che ha detto male, ma che mi ha dato quello che era in guaita, ma che era la regina sette, cattivo. Voi non sapete. Ma che c'è sapere? Per come, sapete la novità, la novità, la novità, la novità, la novità, la mi dispiace, ma visto che le buone maniere non sono servite, ci devo far cambiare sistema. Anche che lo devo tu, ma vabbè a te! Maria! Ma io mi sono pazziando! Casa senza che la sua di Maria non chiama con qualità, ma anche mi chiama di giù! Quanto io! Mi sparo, ti lo posso pure! Oh, ma ok, sì! Vediamo, vediamo, vediamo. Ma dove la sa? Ma tu la faccia, a te dove la sa? Ma tu la faccia, a te dove la sa? Ma tu la faccia, a te dove la sa? Ma tu la faccia, a te dove la sa? Ma tu la faccia, a te dove la sa? Ma tu la faccia, a te dove la sa? Ma tu la faccia, a te dove la sa? Ma tu la faccia, a te dove la sa? Ma tu la faccia, a te dove la sa? Ma tu la faccia, a te dove la sa? Ma tu la faccia, a te dove la sa? Maminato a tutti qua! Ci guardavo la verità! Sta tu zitto tu! Voi! Tu! Tu! Scusate, ma se io parlando con voi, ma che mai da rotto? Volevo dire a tutte e due! Passate la pistola, state calmo e non fate scherzi! Voi non fate schizzi! Io non lo so in questa casa cosa sta accadendo! Ma c'è bisogno sicuramente di una spiegazione. Forza, signor Cagaga! Uè, ma tu conosci pure io sono io, mi dovete stare zitto, non vuol dire più, non vuol dire più. Volevo dire, signor Cagaga, anche voi, parlate, forza! Immediatamente! Sto sparando, sto sparando! Mani in alto, maledetta spia nemica! Cosa pistola ambressa ambressa, cosa pistola cuoncia cuoncia. Ambressa ambressa cuoncia cuoncia. Muovete la cosa pistola. Mimi. Tre. Mimi. Tre. Ma meraviglia te. Come hai fatto a te qua sorprendere da una persona? Che schifo. Mimi. Tre. Piglia pistola. No, no, ma pistola. Mimi, è tu piglia pistola. Mimi, piglia pistola. No, no, niente pistola. Mimi. No, no, no. Adesso tutto sotto controllo, io non mi arrotire, i prigionieri stanno nelle tue mani. Arrotire, bravo! Mimì, però ricordata! Grazie a te, però! Obbedire, scioperai! Arturo Percuoco, centro documentazione ex parmigiane. Ci vuole pure la mia un po' di Brignano, non so come dice. No, no, non so come dice. Non è facile, non è facile.
te. Partigiano, ma voglio fare chi si vuole mugnare. Ecco, buona, la chi sei scritta? Ecco, precisa comunque. Asso, e qui. Questa è la prova che vi stiamo dicendo la verità. Anche Adelina ne è uno qua. Sì, ce l'ho pure io. Sì, ma non ci capisco, ma un capo, ce la è chiaro, di qua sta la macchina, era soltanto una scusa. Noi stavamo pedinando una persona ed abbiamo trovato la sua macchina qua pure. Ah, ma non a capescia. Sì, sì. Esattamente. Però dovete sapere che durante la guerra aveva un altro nome. Ughi l'unisgrazia, tu hai capito me? Ma pare che tanto una brava persona, Maniarillo, appucciatillo. Santo però, santo sonno. E voi, lo che è voi, che ci avete da dire, lo che è voi? Lo Iacono, lo Iacono, non potete più, mi chiamo lo Iacono. E babbo, io parlo. Comunque, polizia, state calmo, il documento, state calmo. Ma ripicci, ripicci. Che vizi c'è tre? Mamma, non è mai da casa, papà. Tu da sei fatto tu. Capitano, lo Iacono Salvatore. È come recista. È il documento, no? Sì, ma io non ci capito, ma un cavolo, che vuole dire? Madonna mia, ma visto però già le scavità, ma pare proprio un thriller già! E poi, come si dice, come si dice il cuoco, come si dice? Tu ma che rispetto? Scusate, volevo dire, anche io, come signor cuoco, la signora Braciola qui presente, stavo inseguendo da pesce, la sua auto mi ha portato fino a qua. Così pure il guasto della vostra macchina. Una semplice scusa per entrare in casa vostra. E allora, guarda, è così, per risolvere le vostre curiosità. Certo. Sì, però in tutto questo resta inspiegabile la scomparsa di Capesce. Può darsi che sia ancora in casa, possiamo salire al piano superiore. Ma è necessario? E se è necessario, che soldi, tu faccio luce. Andiamo, andiamo. Andate, no, c'è questa passaggio a figli, va? Ok, a te, a noi no. Là ci sono altre stanze. Ma no, c'è il mio scapuccino di là dove lavoro io. E vorrei controllare. Non si può. E allora voi volete impedire alla polizia di no, controllare? No, ma quando mai? Fallo andare, non ti preoccupare. Quello, il signor non ti scassa niente, si sta attento e non fa guai. Prima ci sono alcune cose personali e pericolose, non si può andare. Ma state calma, non scasso niente. Ma tu ma che vuoi fare? Vuoi impedire al signore di svolgere il proprio dovere? Ma allora nascondete qualche cosa di illecito. Io no. Sì, lui. No, no. No. Sì, sì, sì. Sì o no? No, sì. Sì o no? Se proprio dovete andare, che vai già in giro e già. Con permesso. Ma tu perché non ti fai mai fatta tu? Ma che succede? Stai passa! È finita, è finita! Io ho fatto di tutto per impedirlo, è finita, è finita! Ma che cosa è finita? Povino! Al piano superiore! Al piano superiore! Al piano superiore! Ma chi ci sta sul piano superiore? Non ci sta nessuno! State passare! Chi sto scemo? È fatta, è fatta! Per noi! Che stai dicendo? Per noi! Scusate, ma tu... Nello sgabuzzino! È finito, è nello sgabuzzino! Nello sgabuzzino! Ma chi ci sta nello sgabuzzino? Non ci sta nessuno! Va bene, allora possiamo togliere il disturbo. Domani mattina manderemo a prendere la macchina di Capesce. Sembra che sia veramente guasta. Deve essere sicuramente guasta, altrimenti lui qua che veniva a fare? Presumo che il soggetto in questione, visto si pedinare, abbia preferito abbandonare la macchina. Presumo che sia andato proprio così. Signori, questo lo potete verificare anche subito. Le ho trovate in cucina. Presumo che siano della macchina di Capesce. Ah, perfetto, a tutti. Andiamo a vedere. Presumo che con le chiavi la macchina parta. Vi presumo che avevo tutte e tre voi. Oh, il buon acutista va pure io. Va bene, allora ne andiamo. Ma come mangio la nostra? Arrivederci. Arrivederci. Aspetta un momento.